Ciao a tutti. Siano nel fine settimana, godiamocelo ora. Avere attività e un pasto delizioso è interessante per riunire la famiglia. Oggi è domenica 19 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Intime confidenze tra amici. La luna loquace in sestile oggi vi incita alla chiacchiera, niente gossip, però, non è nelle vostre corde, nulla vi irrita più di quel parlottare alle spalle del malcapitato oggetto della conversazione, le cose voi le dite guardando l'interlocutore negli occhi, anche quando l'argomento è scottante. Fibrillazione per una cotta che vi manda su di giri, ma se l'amore è segreto o l'oggetto delle vostre brame non ha il cuore libero, l'euforia si amalgama al senso di colpa, confondendovi mente e cuore. Finanze in subbuglio, guadagnate benino ma tra investimenti sbagliati e trattative che stentano a concludersi, rischiate di dover rinunciare a qualcosa di inatteso e straordinariamente goloso. Un rapporto profondo, disinteressato, aperto a sacrifici e ad un equilibrio radicato e profondo. L'amore che è nato, o sta per nascere, potrebbe essere solido e maturo, responsabile. I single beneficeranno di un periodo di riflessione molto fruttuoso e non è escluso che al termine del quale potrebbero essere interessati ad incontri importanti. Chiedete più coccole e attenzioni al vostro partner ma vi ritrovate spesso ad essere trascurate. Portate pazienza, è una crisi passeggera. Un amore solido e duraturo si costruisce con il tempo. Non abbiate fretta e vivetevi questo sentimento pensando solo al presente. Se sentite che il vostro amore è in crisi non aspettate altro tempo e affrontate subito un chiarimento, mettete da parte le vostre paure e decidetevi per la chiarezza. Oggi ti darai un grande affare. Rilassati in una vasca colma di schiuma. Gli astri ti seguiranno con gioia. Fascino alle stelle stasera. Divertiti. L'influsso di Saturno oggi vi invita a prendervi degli spazi di relax e di riposo, ritemprate le forze per quando vi sarà richiesto il massimo delle energie disponibili. Non potete immaginare nemmeno cosa frulla per la testa del vostro partner. Cercate di scoprirlo con discrezione e mettetene a parte un vostro amico fidato per consigli. Probabili problemi con oggetti elettronici e con le relative garanzie, disguidi in agguato. Sarete maldestri nell'utilizzare alcuni oggetti elettronici. Persone nuove entrano nella vostra vita, già nel primo pomeriggio potrebbero fare capolino e mostrarsi interessati a fare la vostra conoscenza e ad approfondirla. Il vostro partner sta spendendo troppo a vostra insaputa, indagate con circospezione e discrezione e poi dite la vostra. Potreste ferire i sentimenti di qualcuno, che rimarrebbe molto deluso dal vostro comportamento infantile. Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona, forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio. Smettetela con i giri di parole, altrimenti vi limiterete professionalmente ed anche nei rapporti con le persone. Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Gioco dei transiti abbastanza positivo con una schiera di pianeti che vi sorride e con vari segni di fuoco occupati, i vostri alleati fondamentali nello schema dello zodiaco. Marte in Sagittario vi allieta la vita familiare consentendovi di immergervi nell'atmosfera natalizia con grande gioia. Assaporerete tutte le classiche ritualità che precedono le feste senza con questo sentirvi annoiati o maldisposti verso di esse. In special modo se siete nati dal giorno 12 al 18 del mese di agosto. Cari leoncini, questo weekend parla d'amore e quindi non tiratevi indietro ma vivete al massimo le emozioni. Sul lavoro siete in ottima forma e vi sentite sempre più attivi e desiderosi di fare. Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio. Non restate a pensare troppo a situazioni che potrebbero comportare problemi e equivoci. Più ci penserete più vi incarterete. Quando verrà il momento, dovrete avere a mente sgombra da qualsiasi pensiero. Meglio essere consapevoli del presente, perché è l'unico che potete controllare davvero. In questo modo,
riuscirete a godervi di più tutto, in particolare i momenti belli, che altrimenti sfuggirebbero dal vostro controllo. Giornata dell'amicizia, con la luna in sestile al vostro segno che oggi vi vuole aperti, dinamici e sportivi. A vostro favore anche Marte, pronto a parlarvi di feste, gare di sci, viaggi. Immaginari o reali non importa, l'essenziale è spaziare con la mente, alla ricerca di nuovi input da applicare sia al lavoro che alla vita di cuore. Amore ed Eros. Due punti amicizie e amori oggi viaggiano in rete, nei social network avete centinaia di followers, persone anche sconosciute con cui scambiare inviti e appuntamenti al buio, perché no? Lasciate agli amici più fidati l'indirizzo dell'incontro e i dati del compagno di avventura, tenendo ovviamente il cellulare sempre attivo. Se la routine vi va stretta, fatevi trascinare dal partner in un'impresa fuori dall'ordinario, stando comunque bene attenti a non cacciarvi nei guai. Vissute con la giusta accortezza, le avventure fortificano il rapporto. Il sole nel segno amico del Sagittario e la luna nei Gemelli vi donano un notevole slancio, quel che ci vuole per prendere il coraggio in mano e dichiararvi con qualcuno che ha fatto da tempo breccia nel vostro cuore. Specie se siete nati dal giorno 18 al 23 del mese di agosto avrete la strada completamente spianata, non dovete far altro che mettere avanti la vostra proposta. Se siete nati invece a inizio agosto con Urano contrario dal segno nemico amatissimo del Toro, siate strategici e non commettete passi falsi di cui vi potreste pentire. Lavoro e denaro? Due punti finanze confuse, salassate da spese voluttuarie, naturale di domenica, soprattutto quello che precede il Natale, con la kermesse dell'acquisto, al quale oggi si aggiunge anche quello del food, portarsi avanti è sempre buona cosa. Spese pazze anche in svaghi, voi del Leone non accettate mezze misure o tutto o niente. Unite le forze con persone che hanno un punto di vista simile al vostro. Lavorate insieme. Lo sforzo congiunto sarà molto più efficace della somma di tutti i vostri sforzi individuali messi insieme. Se non altro, sarete in grado di cogliere alcune grandi. Siete un segno naturalmente prodigo e spendaccione. Oggi datevi un po' una calmata nello shopping selvaggio, ci sono ancora diversi giorni per completare gli acquisti. Benessere. Due punti in splendida forma, grazie alla compagnia di gente simpatica e di buon livello vibratorio. Più facile impattare indossando qualcosa di giallo o arancione, i cristalli più azzeccati calcite gialla o arancio, quarzo citrino o topazio. La configurazione astrale di oggi fornisce una guida per i tuoi sogni. Potrebbe essere una buona idea rivolgersi ad un amico intimo per un po' di supporto e consigli. Probabilmente capirà da dove vieni e sarà in grado di darti qualche ispirazione. Per lei, il gossip tra amiche non vi interessa, anzi vi produce un senso di fastidio, ma quando si parla della vostra rivale, di colpo siete tutti orecchi. Per lui, promessa solenne a una persona cara che d'ora in poi non potete deludere, lealtà prima di tutto. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.